dopo il numero 3570 si torna a parlare di Atlantide. Casti infatti rimette Eurasia Tost, Topolino e Pippo, probabilmente sulla spinta della pubblicazione più o meno recente delle puntate precedenti della Thriller Collection, sulle tracce del famoso continente perduto. Non mi metterò però a parlare di Atlantide, ma mi vado a concentrare su un particolare personaggio introdotto da Casti nella storia. Sto parlando di Cinnamon Orbes, che è descritto da Casti come un inventore geniale, interessato sia ad Atlantide ma anche ad alcune particolari ricerche. Ricerche che, insieme con il fatto di essere legato alla sparizione misteriosa di una nave e soprattutto alle sue fattezze, fanno associare il buon Orbes a un personaggio molto particolare, molto famoso all'interno della cultura nerd del XX secolo. Sto parlando infatti di Nikola Tesla. In effetti, la rappresentazione molto spettacolare degli effetti delle ricerche di Orbes fa pensare naturalmente alle famose e altrettanto spettacolari bobine di Tesla, che l'inventore di origine serba, naturalizzato successivamente statunitense, realizzò nel corso della famosa guerra delle correnti, una sfida di genialità, possiamo così dire, ma anche di imprenditorialità, tra Thomas Edison, che fu suo capo, e appunto Tesla. Ovviamente nel caso della storia, quella della scienza, abbiamo un inventore che si occupa di energia elettromagnetica, mentre in questo caso, nel caso di Orbes, abbiamo invece un inventore che si occupa di una tecnica particolare che permette di spostare gli oggetti, farli levitare, piccoli oggetti ovviamente come delle bottiglie, dei bicchieri, della frutta. Casti definisce questa tecnica fonochinesi, o potremmo anche dire fonocinesi, o in termini scientifici la potremmo chiamare levitazione acustica. In effetti si è utilizzato questo termine per definire la fonochinesi e perché questa tecnica, la levitazione acustica, è stata effettivamente sviluppata dai ricercatori. La prima osservazione sperimentale della levitazione acustica però avvenne nel 1866 all'interno del cosiddetto tubo di Kundt, un dispositivo che era stato sviluppato dal fisico August Kundt per determinare la lunghezza d'onda del suono e quindi la velocità del suono all'interno di un gas stimolato da una onda acustica. Ci vollero però gli anni 30 del XX secolo per avere i primi esperimenti effettivi sulla levitazione acustica, dedicati proprio alla levitazione acustica, visto che nel caso di Kundt l'osservazione fu fondamentalmente casuale. Di fatto i moderni dispositivi di levitazione acustica utilizzano in particolare gli ultrasuoni per mantenere in sospensione delle piccole quantità di liquido e vengono utilizzati per studiare i processi di formazione delle gocce d'acqua per esempio. Però sono anche stati utilizzati per studiare la levitazione degli insetti, diciamo così, soprattutto per vedere come gli insetti si muovono in una situazione di questo genere. Arrivati a questo punto, invitandovi ad andare in descrizione per recuperare il link di approfondimento relativo a Nikola Tesla, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!